Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Inghilterra e Ghana. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Grazie Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Nazionali che si affrontano in questa gara. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. E ora si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Secondo me sarà Harry Kane, che ultimamente è il nome sulla bocca di tutti. Ci ha fatto vedere grandi cose come finalizzatore, ma non è il classico centravanti che aspetta solo il pallone per segnare. E c'è il gol dell'Inghilterra! Sono scesi in campo con grande determinazione e hanno colpito praticamente subito. Intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. La spinge in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Loftus-Cheek la gioca in profondità. Afria qua. Cerca l'uomo là davanti. Jordan Henderson. Bandele Alli effettua un traversone dalla tre quarti. C'è spazio per calciare. Si libera la grande. Ottima giocata di Sterling. Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Stones. Loftus-Cheek.
Jordan Henderson. Hanno ottenuto un fallo laterale. Jordan Henderson. Bandele Alli. Rose. Young. Bella azione sulla corsia di sinistra. Arriva a traversone di Ashley Young. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Prova il filtrante, prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Loftus-Cheek. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La fria qua. Effettua un cross dalla tre quarti. Tenuto a lungo la palla, forse anche troppo. Alla fine gli avversari sono riusciti a interrompere l'azione. Bandele Alli. Young. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Va di testa! Completamente fuori misura. Jordan Henderson, la mette in mezzo. Prova a verticalizzare. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Colpisce il pallone. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. La fria qua. La fria qua. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Cerca la fondo, palla al piede. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Passaggio in avanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Dunque, rimessa laterale. Prova a saltare il centrocampo. Se ne va. Continua ad andare. Palla a piede. Cross in mezzo. Ashley Young. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Ghana deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Ashley Young, autore di un assist oggi. Young. Arriva a traversone di Ashley Young. Ottimo disimpegno, fondamentale. Chance per tirare. E qui il portiere ha tolto dall'angolo un gol praticamente già fatto. Sterling, di forza. Il Ghana sfrutta tutto il campo con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. E perché? Perché sacrifichi troppo gli attaccanti, li allontani troppo dall'area di rigore.
Certo, attirando i difensori sull'esterno crei spazi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore dimestichezza con il gol a sfruttarli. Ottima discesa sulla destra. Iniziativa personale piuttosto pericolosa, ma la difesa ha fatto il suo dovere. Pallone morbido verso la fascia. Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ashley Young. Rose. Ottimo il fraseggio. Pandele Alli. Rose. Cross di Rose. Cross neutralizzato da ottime marcature. Afria qua. Bella palla ad allargare il gioco. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ancora un ottimo intervento difensivo. Walker. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla verso il centro dell'area. Cerca la soluzione aerea. È mancata un po' di precisione. L'Inghilterra ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Si sta giocando da mezz'ora. Bella serie di passaggi. Afria qua, prova la verticalizzazione. Badu. Bella rete di passaggi. Pandele Alli si fa avanti in territorio nemico. La mette sulla sinistra. Un tocco infelice salva la situazione. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Afria qua, con il lancio in avanti. Cerca spazio. Grande movimento nello spazio. Il tuffo. Pandele Alli prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco che parte il cross. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Afria qua. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Pallone basso in area. Prova a colpire al volo. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Gioca una palla lunga. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Guadagna metri. Attenzione al tiro. Palla allontanata senza troppi complimenti. Jordan Henderson. Va di forza. Super un'altra volta. C'è la palla lunga in avanti. La butta in mezzo. Ha spazio sulla fascia. Sterling accelera sulla destra. Sterling prova a metterla in mezzo. Sterling. Difficile arrivare su un traversone del genere. Stones. Pandele Alli. Loftus-Cheek. La gioca a sinistra.
Rose. Scodella il cross. Respinta della difesa. Loftus-Cheek. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Loftus-Cheek. Badu. Kwadwo Asamoah. Prova a verticalizzare. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. E trova bene il compagno. Jordan Henderson. Badu. Pallone alto e lungo sulla fascia. C'è il tiro. Kwadwo Asamoah. Badu. Cross. Suggerimento fuori misura. Stones. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo intervento di copertura. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. La mette in avanti. Lungo passaggio in avanti. Jordan Henderson. Kwadwo Asamoah. La mette dentro. Bandele Alli. La mette sulla sinistra. E passa. Prova un traversone dalla tre quarti. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Difensore non molla mai, non gli concede respiro. Questo è il classico giocatore che può farti male quando meno te l'aspetti, e l'ha già dimostrato. Non puoi concedergli la possibilità di inserirsi. Palla in avanti verso il compagno. Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione individuale. C'è Ashley Young. Ashley Young ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Bandele Alli. Young. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Va via di forza. Prova a fare tutto da solo. Si libera la grande. Occasione. Bello intervento difensivo. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner.
Pallone comodo per il portiere. Prova a metterla subito in aria. Prova il tiro. Ottima parata del portiere. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sterling prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Se ne va. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Il Ghana ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta in queste situazioni. Eh sì, naturalmente. Lingard prova a giocarla dentro dalla distanza. Vuole la profondità. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Prova il traversone. Quadua Samoa. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Battuta lunga, nessuno ci può arrivare. Loftus-Cheek. Rose. Occhio, può andare. Il portiere si oppone. E questa è un'altra grandissima parata. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Calciare a rete, si libera la grande. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Ayew prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ottima incursione per vie centrali, ma è da solo. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Kwadwo Asamoah. Spazio, occhio! Ecco il tiro! E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Ha provato a ripetersi. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ayew ha spazio per affondare.
nessuno dei compagni poteva arrivarci. Phil Jones. Badu. È davvero una bella serie di passaggi questa. Palla in avanti verso il compagno. Ottima progressione, palla al piede. La mette in avanti. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Passaggio in avanti. Cerca di superare la difesa per vie centrali, non ha però il supporto dei compagni. Prova la giocata nello spazio. E passa! Può concludere. E ha fallito una buona occasione da gol. Almeno ci stanno provando. Mi chiedo se riusciranno a trovare la rete. Prova a verticalizzare. Ed ecco il pallone che arriva a Walker. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lungo passaggio in avanti. Tocco morbido. Rose. Phil Jones con il lancio in avanti. Passaggio sulla destra. Walker. Cross verso il centro dell'area. Ottimo disimpegno, la spazza via. Cahill. Jordan Henderson. Lingard. Rose. Cross di Rose. Welbeck. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Il Ghana deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Ayew. Sterling, autore di una rete in questa partita. Badu, prova a verticalizzare. Ci provano fino all'ultimo respiro. Jordan Henderson cerca la profondità. Prova a metterla subito in area. Sterling la gioca sulla destra. Cerca l'uomo là davanti. Vuole la profondità. Sterling. È riuscito a passare. Palla a Walker. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Giocatore al settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del...